rapito in 37 lingue, compreso l'italiano. Un fenomeno globale che è scaturito dalla forza della disperazione che si è impossessata di questi due giovani artisti israeliani, Nitzan e Dede. Lei ha sempre il volto scoperto, lui se lo copre quando la telecamera è accesa. Da Tel Aviv si erano trasferiti a New York da poco per frequentare un corso artistico di specializzazione di 3 mesi, quando il 7 ottobre, il giorno dell'attentato terroristico peggiore della storia del loro paese, il telefono è squillato e il mondo è crollato loro addosso. My parents called me and told me everything about what's going on in Israel. I miei genitori ci hanno raccontato quello che stava succedendo in Israele. Siamo stati assaliti dal panico. Volevamo fare qualcosa subito, ma non sapevamo cosa, perché qualsiasi progetto avrebbe richiesto del tempo. Così abbiamo deciso di creare qualcosa di molto semplice, che potesse essere realizzato in un solo giorno, questo poster. You can see the kidnapped is very red and big, and then la scritta rapito è molto evidente e sotto c'è la foto della persona rapita. L'obiettivo è far sì che chiunque lo veda si fermi a pensare e magari gli venga voglia di dare una mano. L'inizio è stato tutt'altro che incoraggiante. Nitzan e Dede hanno stampato i primi 2000 poster, hanno chiesto ai passanti di collaborare, quasi tutti hanno declinato l'invito. Così hanno dovuto affiggerli da soli, in uno spicchio di Manhattan, piangendo per la lontananza da casa e il senso di solitudine. Dal primo fallimento, però, è scaturita l'idea vincente. Abbiamo caricato i file dei poster in una cartella online, li abbiamo condivisi sui social, invitando i nostri follower a scaricarli, stamparli e diffonderli. Sorprendentemente il link è diventato virale. Dopo un paio di giorni abbiamo iniziato a ricevere messaggi dall'Europa, dal Sud America, dall'Estremo Oriente, da ogni angolo del mondo, che ci chiedevano di tradurre i poster in diverse lingue. I poster kidnapped, rapito, sono diventati un potente strumento per togliere la maschera ad Hamas. Come può aiutare la causa palestinese il rapimento di un neonato di 9 mesi, o di anziani, o di un sopravvissuto all'olocausto? The message we put with the posters is to keep bringing awareness. Con questi poster diffondiamo la consapevolezza a livello globale. Chiediamo a tutti di unirsi a questa causa. Cerchiamo di mobilitare sempre più persone per esercitare pressioni su chi ha il potere decisionale. Dobbiamo difendere le libertà e riportare a casa i rapiti. I poster sono stati allineati davanti al Palazzo di Vetro, in concomitanza con un incandescente consiglio di sicurezza. Alcuni familiari sono venuti per l'occasione a New York. Hanno posto scarpe accanto ad ogni foto per ricordare al mondo che ad ogni nome corrisponde una persona in carne ed ossa. Moran Aloni detiene un triste primato. 7 membri della sua famiglia sono stati rapiti. Il duello tra il capo dell'ONU Guterres e il ministro degli esteri di Israele Cohen non la interessa. Il mio forte non è la politica, è l'amore per i miei cari. La priorità è che tutti gli ostaggi tornino a casa. I want our families home. Il successo della vostra iniziativa rappresenta un raggio di speranza nel buio di questa tragedia. Successo? Come si misura? Potremo parlare di successo solo dopo che tutti gli ostaggi saranno stati liberati, fino all'ultimo. Negli ultimi giorni, però, si sono moltiplicati gli incidenti. Anche un poster che chiede la doverosa liberazione di civili innocenti è diventato controverso. All'inizio tutti ci guardavano con simpatia, la gente ci fermava, voleva saperne di più, ma poi sempre più persone hanno cominciato a guardare dall'altra parte, a strappare i poster.
È l'effetto delle immagini di distruzione provenienti da Gaza, ma chi reagisce così dimentica che questa non è una guerra voluta da Israele, dimentica che Hamas è un'organizzazione terroristica della peggiore specie. È incredibile con quale facilità il mondo dimentichi.